Salve a tutti, bentornati sul nostro canale YouTube e oggi proseguiamo con il ciclo sulla riforma Cartabia. In particolare oggi parleremo della ricerca telematica 492 bis, la ricerca appunto dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. In particolare è stata modificata la disciplina introducendo un sistema più, per così dire, flessibile che proceda di quasi sua sponte, senza appunto grossi interventi da parte del creditore nella procedura. Questo tuttavia ha portato delle difficoltà dal punto di vista tecnico di cui parleremo. Il procedimento 492 bis si differenzia se il creditore abbia già notificato al debitore l'atto di precetto o meno. Normalmente, insomma, il 492 è pensato per la fase successiva alla notifica del precetto, e infatti normalmente all'ufficio NEP competente si dovrà depositare, sottoporre, insomma, all'ufficiale giudiziario competente l'atto di precetto notificato, il titolo esecutivo, con il titolo esecutivo ovviamente, e anche l'istanza di ricerca telematica, che dovrà rispondere a dei requisiti di forma e di contenuto individuati dall'articolo 492 bis stesso. Particolarità che si differenzia rispetto al solito dettato normativo è l'indicazione necessaria proprio da norma dell'indirizzo di mail ordinario dell'avvocato del creditore precedente. Questo perché normalmente gli ufficiali giudiziari non hanno una PEC, un indirizzo PEC, e pertanto la comunicazione avverrà tramite mail ordinaria. Una volta sottoposta l'istanza all'ufficio competente, il creditore dovrà attendere appunto gli esiti della ricerca telematica. Se diciamo, ci troviamo ancora nella fase di transizione, quindi è possibile che alcuni uffici non abbiano ancora effettivamente le strutture necessarie per effettuare autonomamente la ricerca, e in questo caso verrà notificata, insomma, verrà riportata al creditore precedente un'attestazione ex articolo 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del codice, con la quale il creditore potrà andare ad interrogare le singole banche dati individuate sempre dalle leggi di attuazione del codice di procedura civile. In caso contrario, l'ufficiale giudiziario procederà autonomamente a pignorare i beni individuati. Quindi ci troviamo di fronte a un sistema che procede autonomamente a scanso appunto di particolarità o di problematiche specifiche. In particolare, per quanto riguarda l'eventualità che l'ufficiale giudiziario abbia individuato dei beni al di fuori della propria competenza territoriale, il creditore è invitato, a pena di inefficacia della procedura, di adire, per così dire, l'ufficio NEP competente entro 15 giorni dalla riconsegna del verbale di pignoramento o comunque delle risultanze della ricerca telematica. Altrimenti, se l'ufficiale giudiziario individua più cose che si trovino in disponibilità di terzi, il creditore precedente, sempre entro 10 giorni, dovrà indicare all'ufficiale giudiziario incaricato quali beni sottoporre ad esecuzione. Quindi, alla fine del procedimento da parte dell'ufficiale giudiziario, egli riconsegnerà al creditore il verbale di pignoramento e pertanto egli dovrà iscriverlo entro i termini individuati dalla norma di riferimento per il pignoramento che è stato effettuato. In particolare c'è un problema per quanto riguarda l'applicazione della normativa così come modificata dalla riforma Cartabia, al 543 dell'espropriazione presso terzi. Questo perché se da un lato abbiamo l'iscrizione a ruolo entro 30 giorni ordinari, dall'altro abbiamo le nuove scadenze che riguardano il deposito all'interno del fascicolo già appunto iscritto a ruolo, delle risultanze delle notifiche al terzo del debitore dell'avviso di iscrizione al ruolo del procedimento. Questo appunto non si coordina bene con il pignoramento che effettivamente pone in essere l'ufficiale giudiziario, il quale non ha una data di citazione a comparire. Pertanto qui sarà da osservare la prassi del proprio tribunale di riferimento, il quale potrà o meno indicare la rispondenza a tali termini. Non c'è ancora una giurisprudenza consolidata sul punto e pertanto bisogna fare molta attenzione. Continuate a seguirci sul nostro canale per avere altri aggiornamenti sulla riforma Cartabia.